benvenuti. Benvenuti, 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 benvenuti a Sasso Maggiore Terme, benvenuti alla 18:20 Talk Show. 18:20 tutti alle 18:20, 14 dei quali realizzati qui a Sasso Maggiore Terme, dei quali 10 vengono prodotti da Cinemania per TV Parma qui al gazebo di Viale Romagnosi. Una serie di eventi nel nome della multidisciplinari, intersensoriali, nella speranza di riuscire a raggiungere un disegno sinestetico che cerchiamo di raggiungere già da 5 anni, mescolando l'arte con la letteratura, insieme alla fotografia, al vino e anche la musica. L'eccellenza musicale oggi è rappresentata da 2 artisti romagnoli che io amo moltissimo, dei quali potrei parlarvi per ore, ma sono perfettamente in grado di annoiarvi anche nel breve tempo, per cui vi dirò semplicemente che uno di questi artisti è stato citato da Tom Branson in Blue Rocker ed è stato definito uno degli artisti più impressionanti da aggiungere alla lista dei blues, man e rock italiani nel momento, accompagnato sempre da Francesca Biondi. Il tuo nome non l'ho fatto apposta perché sennò facevo prima il tuo. Jason Toni, insieme a Francesca Biondi, la cui voce vellutata, vibrante, potente e anche morbida sembra fatta apposta per accompagnare le note della chitarra di Jason Toni. Grazie ragazzi per essere qua. Mi aiuterete ad accogliere nel migliore dei modi gli ospiti di oggi, a cominciare da una scrittrice che esordisce quest'anno col suo primo romanzo, che però noi abbiamo voluto scegliere perché ci è piaciuta la storia intrigante, degna della migliore tradizione delle strutture narrative alla Almodovar. Il suo romanzo si intitola L'inganno della seduzione, per Nulla Die Edizioni. Di questo, ma non solo di questo, parleremo con Marina Di Guardo. È un giornalista della RAI, ultimamente ha condotto diversi TG3, ma oggi è in veste di scrittore e anche di musicista. Pensate che ha vinto il premio giornalistico Ilaria Alpi. Con lui oggi parleremo della sua ultima raccolta, che si intitola Il cane parlante disse Bang, per Spartaco Editore, e anche del suo ultimo CD, Fuori dagli schermi. Il suo nome è Paolo Pasi. Caro Paolo, è uno dei pilastri del Festival 18:20, un notissimo scrittore, ha scritto una serie innumerevole di romanzi per Guanda, ultimamente ha collaborato con e per Adriano Celentano nella stesura del suo cartone animato, lo avrete visto come ospite fisso al Chiambretti Show. L'anno scorso qui a 18:20 abbiamo presentato in anteprima il suo penultimo lavoro per Guanda, che si intitola I materiali del killer, mentre oggi parleremo di una deliziosa raccolta di racconti dal titolo Strane storie. Di questo, ma di molto altro, parleremo insieme a Gianni Biondillo. Carissimo, carissimo, no, a te la mano non la bacio, sapevo che mi avresti in qualche modo fatto pesare il gesto. Caro Gianni, invece io non ti tratterò male, ti tratterò da amico, quali siamo? Siamo 4 amici al bar. Anna Maria Compiani, che è una sommelier protagonista, che noi 18:20 è sempre in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier, in quanto non mi stancherò mai di ripetere che secondo Ernest Hemingway il vino era uno degli elementi più significativi e fondamentali per la cultura di un popolo. Quindi il vino insieme alla musica, alla letteratura e molto altro ancora, io direi
di ascoltare un pezzo di Jason Toni, di Francesca Biondi, che si erano appisolati giustamente dopo un lungo viaggio. E noi adesso assaggiamo questo vino, lo pensiamo nella nostra ignoranza di bevitori, e poi ci sarà raccontato invece da Anna Maria in maniera più tecnica. Quando vi dicevo che sono due artisti impressionanti, non vi raccontavo delle balle. Gianni, carissimo, allora, lo ripeto, l'ho già detto, ma è una cosa che amo raccontare. Noi abbiamo invitato l'anno scorso Pennacchi, Antonio Pennacchi ha vinto lo Strega. Abbiamo invitato Michela Murgia, ha vinto Campiello. Quest'anno abbiamo invitato Marcello Simoni e Buttichi, Marco Buttichi, sono entrambi in finale al Bancarella e stasera alle 21 si saprà chi, ecco, no, cioè voglio dire, abbiamo presentato i materiali del Killer in anteprima a 18:20 l'anno scorso e Gianni Bionil ha vinto il premio Scerbanenko. Io non lo so se portiamo fortuna o siamo bravi, mi stanno bene entrambe le cose, però chi si loda si imbroda, dicono, no? Ma a me... Ma se brodo di fortuna io ci torno volentieri, insomma. Questi sono fatti da mettere agli atti, quindi i materiali del Killer, che è un noir che scava dentro la paura e che ce la riconsegna senza fare sconti a nessuno, il romanzo di Gianni, ma soprattutto nel romanzo di Gianni, che ripeto entra dentro al problema e ce lo racconta così com'è, attraverso la maniera importante, letteraria, incisiva che ha di raccontare i fatti Gianni Biondillo, ma che lascia anche un minimo di progettualità, un sogno, una speranza. Ecco, ma perché questo è importante dirlo? Perché oggi è molto di moda ed è anche molto più facile piangersi addosso.
Sì, Materiale del Killer, appunto è vero, io l'ho presentato in anteprima mondiale, senti che roba, sì. Qui a Salso Maggiore il libro credo non fosse ancora uscito, no? No, non era neanche uscito, stavi terminando di scrivere. Esatto, ha avuto una sua storia molto curiosa perché... Io ho ormai questa strana abitudine e appena pubblico il libro parto per l'Africa, cioè è diventata una specie di e così cosa è successo anche con Strane Storie. Il libro era uscito, io lo scorso anno mi sono ritrovato in Uganda, quest'anno è uscito Strane Storie ed ero in Etiopia. Non so se questo significa qualche cosa, però in Materiale del Killer c'è molta Africa, perché io credo che sia un continente verso il quale noi dobbiamo guardare, perché non è lontano, è dietro, è qui, è un passo da noi, e poi perché è un continente che sta cambiando in maniera molto veloce, così come 10, 20, 30 anni fa l'Asia ha subito dei mutamenti talmente radicali che la Cina, una volta si diceva la Cina è vicina, ma la Cina ormai è arrivata ed è qui, ed è quasi padrona qui a casa nostra, altrettanto secondo me quello che succederà nel continente africano nei prossimi 10-15 anni cambierà anche il nostro modo di interpretare la geopolitica. Ora, messo così sembra una cosa noiosissima, quello che io cercavo di raccontare in quel romanzo era sostanzialmente un percorso dal nord al sud dell'Italia inseguendo un personaggio. Questo personaggio appunto è un africano e non si riesce a capire come sia stato capace di costruire una fuga così rocambolesca da un carcere del nord Italia attraverso l'inseguimento di Haile, il personaggio appunto di cui vi stavo parlando. Cerco di raccontare come è cambiata l'Italia oggi, che cosa è diventata l'Italia secondo me, e allo stesso momento, allo stesso modo racconto un altro viaggio, quello dal sud del mondo, di molta gente che è disperata da guerre, da siccità, da situazioni complicate insomma dell'esistenza, cerca un sogno, cerca una speranza verso il nord del mondo. In questo incontro fra due realtà secondo me c'è tutta la contemporaneità, in questo momento c'è tutta l'Italia, c'è tutta la nostra vita insomma, attraverso l'espediente del giallo come al solito si cerca sempre di raccontare la verità, la realtà di tutti i giorni. Gianni, io volevo entrare anche un po' nel personaggio poi più televisivo, alla fine ti hanno fregato, no? Cioè, tu sei, gli scrittori li vanno a cercare, probabilmente hanno poca manovalanza in Rai o in televisione, e per cui tutto sommato si arriva anche lì, ci si passa accanto. Io sono uno di quelli che continua a raccontare che la televisione è uno strumento eccezionale, magari utilizzato male, ma è un ottimo strumento che dovrebbe essere magari usato in un'altra maniera. Ne anche il frigorifero, dico, non so. Esatto, cioè... è come un phon, no? Uno potrebbe asciugarsi i capelli oppure ascottarsi terribilmente. Ora, Gianni, io ti ho visto al Chiambretti Show come giallista. Io volevo sapere, mi piacerebbe un po' vedere questa coppia tra Gianni Biondillo e Chiambretti. Come ti sei trovato? Come si è trovato lui, poi? Ma sai, Chiambretti è un gran professionista, ti dico la verità. Uno da fuori pensa che sia un così, no? Un tipo mezzo matto, scatenato, che improvvisa tutto. In realtà è una persona che costruisce molto bene le sue puntate, ha un'attenzione nei particolari addirittura imbarazzante, cioè controlla qualunque cosa succeda in trasmissione. È vero che ha un ego talmente smisurato che tracima e va ben oltre i suoi stessi ospiti, però questa sua idea di avere un suo governo tecnico che più o meno di volta in volta mutava, però io ero una delle presenze fisse insomma, era molto curiosa, era molto interessante, e tra l'altro faceva anche un po' paura perché noi non preparavamo mai prima, cioè noi non sapevamo mai che cosa gli entrava nella testa in quel momento. All'improvviso poteva girarsi e dire: e lei Biondillo cosa ne pensa di questa cosa? E tu dovevi nell'arco di 10 secondi avere un'opinione, sì. Che non è così facile ovviamente, non è che uno può avere l'opinione su qualunque cosa, e poi si arrabbiava se sbagliavi, cioè è veramente un personaggio molto molto interessante, e insisto, ha una professionalità e una capacità di stare sul pezzo come poche volte ho visto all'interno insomma della televisione. Ora, la televisione dell'improvvisazione è la migliore, anche Rai Notte si lavora così. Lo stomaco prima ancora del cervello, perché se ti dicono e ti raccontano un argomento, molto probabilmente noi ci si prepara, si studia, si diventa più plastici, mentre invece l'improvvisazione lui è un grande improvvisatore, spesso... però soprattutto ha una grande padronanza del linguaggio, delle tecniche del linguaggio televisivo. Questa è la cosa che mi ha impressionato di lui, cioè lui cerca subito la velocità in tutto quello che fa. Lui mi ha fatto una sorta di selezione che è stata molto divertente, perché la prima cosa che mi ha detto è: lei è uno scrittore, perché tra l'altro ci diamo del lei, questo è proprio una legge universale, lei è uno scrittore, sì, guarda che noi non leggiamo libri. Faccio: beh, è un problema suo, non è un problema mio, no? Ecco, una risposta del genere a lui gli è piaciuta subito, cioè il fatto che tu non avessi nessun
nessun tipo di timore riverenziale nei suoi confronti. Poi io mi ha preso subito, perché lui non lo sapeva, lui diceva che nessuno in redazione leggeva libri, però due dei suoi redattori sono venuti con un libro da farselo autografare, compresa la sua segretaria. Infatti. Quindi ha detto, vabbè, che dobbiamo fare, allora prendiamolo. Gianni Biondillo. Paolo Pasi, come io ho brevemente accennato prima, è un artista di quelli che scrivono, compongono, suonano, e poi attraverso quella che è la teatralizzazione della scrittura ci ripropone gli stessi gesti, le parole, la musica, eccetera. Il cane parlante di Sebeng, sì, è una, sì, serie di racconti che, un po' com'è nella tua tradizione, un po' la tua maniera di esprimerti attraverso la letteratura, attraverso la scrittura, è surreale, premonitore. Infatti poi parleremo anche di strane storie, e quindi Orwell e Daniel Pennac messi insieme. Ah, guarda, io ti ringrazio per questa bella presentazione. No, ma diciamo limite che sono loro che potrebbero querelarmi, poi sono solo contento. Diciamo che mi piace far vivere qui in questi personaggi di questi racconti che sono un po' concatenati tra di loro, personaggi di fantasia con personaggi tratti dalla nostra realtà quotidiana, che vivono nevrosi e paure e tic del quotidiano. E quindi c'è un Braccobaldo che è diventato un malavitoso. Mai come oggi, in un tempo di crisi, un eroe dei cartoni animati completamente archiviato e soppiantato dagli umani televisivi sente il bisogno di una rivalsa a nome di tutti i cartoon soppiantati. Braccobaldo quindi è un po' sboccato, è maleducato, è un cartone animato alla deriva che si dà le rapine in banca. Ma questo ovviamente è un po' un pretesto per parlare anche di un vampiro disoccupato a Milano, città che è rimasta senza sangue, come dire, da succhiare, perché ci pensano altri, tecnici o meno, a svenare. E ci sono aspetti che riguardano per esempio Capitano Uncino, il fatto che questo vero motore dell'azione di Peter Pan rivendica per sé questo ruolo, non quello di essere sempre odiato dai bambini. E poi ci sono invece storie di, per esempio, chi subisce un furto di identità su Facebook, anzi che è chiamato Spacelook, o un uomo che vede insistentemente per giorni un signore anziano che fissa la sua finestra e scopre che questo signore ha molto a che fare con me, specchio delle sue paure. Insomma, ci sono vari aspetti. È incredibilmente drammatico, hitchcockiano, quel tipo di racconto. Mi piace, diciamo, pensare alla scrittura come, sì, un primo momento per me, veramente, si parlava prima con Marina, quasi terapeutico, cioè è una seconda chance, una seconda possibilità che alla fine di una giornata, se c'è il tempo di farlo, ci si può dare, ci si può regalare. Quando poi la storia diventa una sorta di parallelo, no? Cioè, allora il personaggio di fantasia può essere che paradossalmente sia più reale di una storia raccontata con un essere umano in carne e ossa, che però sfiora veramente il surreale, cioè che si trova a tu per tu con una sorta di fantasma che lo fissa, che lo guarda, che rappresenta le proprie paure. Quindi si può dare spazio tanto al lato comico o ironico quanto a quello più, diciamo, suggestivo delle paure, ci si sprofonda nelle paure. Hai affrontato anche il tema del Grande Fratello, del reality, sì, in maniera molto divertente, tra l'altro. Quando l'ho scritto qualche anno fa, questo poteva essere un racconto che poteva anticipare, adesso mi sa che è un racconto del passato, perché sì, perché perché il reality è già tramontato, cioè in fondo questo protagonista, questo uomo che entra nella casa del più grande reality show, del più famoso, diciamo, imbottito di tritolo perché chiede di partecipare. Ha eque condizioni, non è che sei imbottito di tritolo perché vuole vincere, vuole solo partecipare dopo anni che inutilmente è sottoposto alla sua richiesta di partecipazione ed è stato ignorato. Quindi questo uomo diventa lo specchio della mediocrità per la gran parte degli spettatori, cioè racconta storie veramente banali, noiose, le sue liti in ufficio, le rate del condominio da pagare, il box, il traffico, eccetera. Però è, come dire, questa cintura, no, che porta addosso, che ha questo bagliore sinistro che lo rende un protagonista assoluto. All'inizio la gente non lo apprezza, poi comincia ad andare sempre più nel gradimento, fino a quando poi le persone gli chiedono di essere coerente fino in fondo. E qua mi fermo. Infatti, Paolo Pasi e il cane parlante di Sebeng per Spartaco Editore. Marina Di Guardo, adesso arrivo da te, eccomi qua, minaccioso. Io. L'inganno della seduzione, io prima ho citato Aldo Amorò perché è di rigore, non è proprio per cadere sempre nel solito luogo comune, però da quando ho avuto il piacere di presentarti al Feltrinelli a Parma e inizi a sfogliarlo, lo leggi, mi rendo conto che
Aldomoro ti ha sempre intrigato in qualche modo, no? Sì, ecco, sì. E così come la tua storia. La tua storia che poi alla fine in realtà quelli che sono gli strumenti che utilizzi sono legati alla letteratura da tanto tempo, no? Sono escamotage narrativi abbastanza comuni nel senso più buono in cui io mi posso esprimere con questo termine, cioè mettere insieme due persone che apparentemente non hanno niente a che fare, che invece scoprono di avere molto in comune. Esattamente. È una storia un po' inusuale, in effetti, è l'incontro di queste due persone, una quarantenne delusa dalla vita, dagli uomini, da tutto quello che ha vissuto fino a poco così. Tempo prima, e questa persona transgender che incontra casualmente su un treno. E questo incontro dà origine a un'amicizia che inizia in un momento drammatico, e poi si dipana pian pianino. Scusami Marina. Sì, scusa. Ah, ecco così. Ecco qua. E si dipana pian pianino, facendo sì che vengano poi fuori le fragilità di queste due persone, le fragilità, le paure di queste due persone. Ed è anche un'amicizia che poi diventa terapeutica, perché due persone così diverse, così lontane come vissuto, come modo di esprimersi, come situazioni che vivono nella vita quotidiana, poi alla fine si rivelano veramente molto simili in tanti frangenti e in tanti momenti. E la storia si allarga sì. Anche logisticamente. Sì, dunque l'ho ambientata in due zone che a me piacciono molto. Il Piacentino, io abito a Cremona, sono originaria, praticamente i miei genitori sono siciliani, però sono nata e vissuta qui al nord sempre. Però vivendo a Cremona, che è una città della Bassa Padana, bellissima come città, ricca di attrattive artistiche, con un ritmo di vita molto lento e assolutamente vivibile. Noi cremonesi spesso andiamo per cercare luoghi ameni sul Piacentino. Andiamo sul Piacentino dove ci sono veramente dei paesaggi splendidi, e io una parte del romanzo l'ho ambientata sul Piacentino. Poi ci siamo spostati con i due protagonisti in Sicilia, perché uno dei due protagonisti, Angelo appunto, il personaggio appunto transgender, è originario siciliano, quindi il romanzo poi si traspone in Sicilia. Ecco, Sicilia che io amo profondamente, dove sono sempre andata in vacanza con i miei genitori, e che ho vissuto sempre in spazi brevi e molto rapidi, ma che mi è rimasta dentro con i suoi suoni, profumi, con le sue tradizioni, con la gente che è molto aperta, molto ospitale. In questa parte del romanzo c'è una scoperta che non vi svelo ovviamente, perché sennò chi vorrà leggere capirà molto di questa storia, e c'è una scoperta che veramente colpisce entrambi e fa capire appunto i due personaggi il perché di tante loro fragilità, di tanti loro problemi, ecco. È un giallo l'emozione. Psicologico, nel senso non c'è un morto, ma comunque c'è una soluzione a un intrigo alla fine, ma l'intrigo è psicosentimentale, ecco, in sì. realtà. Poi mi piacerebbe, perché tu sei stata un po' cattivella con Milano. Noi abbiamo qua due milanesi i milanesi sono famosissimi per parlare malissimo di Milano, loro, sì, è vero. Però solo loro ne possono parlare male. Di questo adesso ne parliamo dopo. Prima voglio sentire Anna Maria Compiani, che è questa signora bravissima, che è sempre a seguirmi in tutte le mie più disgraziate avventure, e che ci racconterà, così come deve essere fatto, questo vino. Questo prodotto è emilianissimo. Proprio emiliano, anzi di più, parmigiano e parmense nel suo DNA proprio. Quello che vi è stato servito è un Lambrusco Maestri, uno dei tanti cloni che formano il Lambrusco. E il Maestri per eccellenza è proprio di Parma.
è un vino che si propone brioso sicuramente, che vuole invitare tutti alla facile beva senza essere impegnativo. Si presenta di un rosso rubino molto intenso con profumi floreali e di frutta, e si percepisce anche un po' il petolo della rosa e il mosto, se vogliamo. Il suo abbinamento più idoneo è sicuramente per i nostri salumi e anche per i cappelletti, certo, che è un abbinamento di tradizione. Comunque, buonasera. Anna Maria, tra l'altro l'ultima volta hai raccontato questa cosa, che poi è un tuo amico, Ricky Gianco, e si è perduta in una serie di gusti, sapori, profumi, come la banana, il mango. Sì. E poi con Ricky Gianco si è stata tutta notte, alla fine nessuno subito ha il coraggio, gli abbiamo dato ragione, ha detto sì, è vero, verissimo. Poi alla fine tutta notte ti abbiamo pensato, ma dove l'ha sentito la banana, il mango, il pisello e il tamarindo? Ci sono dei profumi che si percepiscono perché si conoscono, e dei profumi che magari non si percepiscono perché non li ricordiamo. Perché ci vuole anche un po' di studio. Di studio no, un po' di passione. Sì, ma bisogna fare dei corsi, bisogna venire da te ad imparare. Sì, dai, sicuramente, non è che uno però impara così. L'unica cosa che ci insegnano veramente è quella di soffermarsi nel mangiare, nel sentire i profumi nella vita quotidiana, perché se conosciamo un profumo riusciamo anche a riconoscerlo in un vino, il sentore. Anna Maria Compiani. Prego, ragazzi. Francesca Biondi e Jason Toni. Caro Gianni, rieccoci. Prima si è parlato di Orwell e Pennac, raccontando Paolo Pasi, perché poi dopo certe intenzioni sono quelle che in realtà si notano anche nei tuoi scritti, perché c'è la scrittura asciutta, incisiva, c'è quel genere di potenza, ma il surreale, il premonitorio, no? Che è tipico di strane storie. Io adesso non voglio
parlare di strane storie così come ho fatto venerdì mattina in diretta. No, fallo, mi era piaciuto molto. A fuori argomento, perché mi hanno addirittura ripreso. Mi hai riempito di lodi. Dopo aver parlato di strane storie, questo possiamo parlarne, per poi Radio Parma, TV Parma, stessa cosa. Per cui in diretta ho parlato di strane storie in una maniera tale per cui poi nella sede mi hanno detto: ma tra te e Gianni Biondillo c'è qualcosa che va al di là. C'è mia moglie, ecco, in prima fila. Ma è la verità, è veramente una serie. Poi a me il racconto piace tantissimo, cioè il racconto non vende, ahimè, non vende, la raccolta di racconti vende meno del romanzo, ma secondo me il racconto è importante. Per cui Gianni Biondillo si diverte a raccontarci storie incredibili, no? Come per esempio un archeologo del futuro che cerca di capire cos'era successo nell'Expo del 2015, con dei risultati straordinari, va a scoprire cosa succede sotto le mense scolastiche, nei sotterranei, piuttosto. Ti sei divertito come un pazzo a scrivere queste cose? Mi sono divertito come un matto, sì. Il racconto, hai ragione tu, purtroppo in Italia non ha la fortuna che ha in altri paesi d'Europa o anche negli Stati Uniti, e non riesco a capire perché, perché se ci pensiamo in fondo è nella vera, nel DNA, nella traduzione italiana il racconto, dal Decameron fino ad arrivare a Calvino stesso, il quale fondamentalmente è stato un autore di racconti, insomma. Però chissà perché oggi sembra che il romanzo debba soppiantare ogni tipo di forma di narrazione, quando la narrativa e la letteratura si fa in tanti modi, fra cui appunto anche grazie alla forma del racconto, che non è il romanzo, è un'altra cosa, insomma. Qualcuno dice che il romanzo è, come dire, si vince come in un incontro di box, si vince ai punti, mentre il racconto si vince con il KO, non c'è niente da fare, tu non puoi sbagliarlo un racconto. Se sbagli un finale in un racconto, tu puoi permetterti di avere delle pagine anche noiose in un romanzo, nel racconto non te lo puoi permettere. Il racconto deve essere preciso, deve puntuale, deve arrivare all'obiettivo senza perdersi per strada. E Strane Storie è una raccolta di 17 racconti dove io cerco sostanzialmente di usare appunto tutta la tastiera a disposizione. Normalmente quando tu scrivi un romanzo devi anche trovare una voce che sia sempre quella, sostanzialmente coerentemente quella, per, nonostante io sia un affabulatore che tende anche a cambiare tonalità, però poi in un romanzo devi cercare di mantenere più o meno sempre la stessa voce, anche per avere una sorta di coerenza. In Strane Storie invece ho voluto cambiare continuamente, cioè ho voluto di racconto in racconto fare, non so, per dire, dal racconto erotico a quello horror, da quello di fantascienza a quello più crudamente realistico, da quello storico, da quello lungo a quello breve, insomma. E ogni volta, quasi che ogni volta fosse uno scrittore differente a scrivere quel racconto. Quindi 17 forme di scrittura, quasi proprio degli esercizi di stile, dove mi sono, ammetto, divertito, e dove divertito anche magari nei racconti più crudi, alcuni sono anche molto cruenti, me ne rendo conto, quelli magari più grotteschi, quelli più smaccatamente politici, criticamente politici, insomma. Però nonostante ciò, quello che ho cercato è anche di trasmettere, e spero che questo poi venga restituito dal lettore, il divertimento della scrittura e spero il divertimento della lettura. Gianni, io mi sono divertito tantissimo, per cui credo che anche i lettori, quelli che non sono avvezzi alla scrittura ma solo alla lettura, possano in qualche maniera recepire lo stesso la straordinaria potenza che metti nella maniera, perché poi scrivere ci sono diverse maniere, soprattutto diverse intenzioni e diversi obiettivi. Per cui io dico a tutti coloro che hanno il manoscritto nel cassetto, a cui capita poi di sentirsi genio incompreso perché nessuno ti accetta il tuo manoscritto, per cui ci sono le ricriminazioni, così davvero adesso senza tante balle, corsi di scrittura, eccetera, prima di mandare alle case editrici il vostro lavoro, provate a leggervi Strane Storie, vedete come è scritto e poi magari ne riparliamo. No, perché queste cose vanno, cioè ci sono livelli di scrittura che vanno affrontati, recepiti e fatti propri. Ora, io vorrei continuare a parlare di scrittura, ma mi piacerebbe tantissimo anche capire di come sei riuscito a prestare la tua intelligenza ad Adriano Celentano e a quest'ultima avventura. È un cartone animato, vero, che avete scritto? È una serie... sì, è un cartone animato, è una cosa folle come tutte le cose di Celentano, insomma. È una serie di 26 puntate a cartone animati, è un'unica storia della quale in realtà ipoteticamente non potrei neanche parlare, però
che ha un ritardo di produzione, con una cosa molto complicata, che poi Adriano nel frattempo si è messo a fare altre cose, come dire, si è combinato altri guai di per sé andando a Sanremo, polemiche su polemiche, adesso deve fare anche i concerti all'Arena, quindi tutto sta rallentando, però è stata una grande esperienza a modo suo, umana, oltre che professionale, perché Adriano è matto come un cavallo ed è un genio, insomma, no? Cioè io lo dico tutte le volte, poi anche non è, io posso anche non essere d'accordo su 10 cose che dice, 7 le posso trovare completamente in disaccordo con lui, però ogni tanto esce fuori con quelle 2 o 3 colpi di genio che dice, vabbè, io qui veramente non ci potevo arrivare a questa cosa. E poi è una persona squisitissima, amabile, fortunatamente ha una moglie che è forte, rigida, che tiene in mano la situazione, perché se fosse per Adriano staremmo ancora adesso cantando e ballando, perché è la cosa più bella che ho fatto con lui nell'anno con cui ho lavorato io ed altri sceneggiatori. Io gestivo in qualche modo, facevo, come dire, da capo sceneggiatore. La cosa più bella non era tanto il lavoro, che era, vi assicuro, faticosissimo, perché Adriano è un lavoratore indefesso, cioè alle 4 del mattino mi poteva telefonare perché gli era venuta in mente un'idea, insomma. La cosa più straordinaria era quando, in quei 5 minuti di pausa che ci prendevamo, lui iniziava a raccontarmi delle cose, e mi raccontava cose magari accadute 20, 30, 40 anni fa, che sono la nostra storia. Lui è come se, me la raccontava come se fossero così cose accadute ieri, no? Aneddoti di poca importanza, e io svenivo tutte le volte, perché lui diceva, no, mi ricordo quella volta che suonavo, che al pianoforte c'era Enzo, e tu dici, Enzo Iannacci, sì, no, poi alla chitarra c'era Giorgio Gaber, sì, al sassofono c'era Luigi Tenco, dico, adesso basta, ti prego. Un pezzo di storia, ma soprattutto è la nostra storia. Ah, sì. Nel bene e nel male è la nostra storia. Credo che sia nell'ambiente artistico, non solo musicale, la persona più famosa d'Italia. Nel senso che è l'icona pop italiana, lo conoscono tutti. Perché lo conoscono da bambini di 5 anni sino al vecchio di 90, che non è così per Vasco Rossi, voglio dire, Vasco Rossi è conosciutissimo, ma della Celentano è probabilmente la persona più famosa d'Italia. Lo stesso Ricky Gianco ne parla benissimo. Bene, ma sono con lui altresì convinto che anche Adriano Celentano d'ora in poi parlerà molto bene di Gianni Biondini. Tu sei già microfonato? Sì, io vorrei parlare con te di musica. Sì, se mi permetti. Allora, non ti farò la solita domanda del che tipo di musica ascolti quando scrivi, che è una domanda che odio. Io di solito quando la fanno a me ormai rispondo con delle cose tipo Ombretta Goggi, non so più che cosa, i Dick Dick, perché veramente è la domanda più insulsa che si possa. Quando scrivo io non voglio sentire, mi piace così tanto la musica che bravissimo, mi assorbirebbe troppo, quindi esatto. Però siccome tu sei un musicista e quello che scrivi, non le canzoni che componi, ma anche i tuoi racconti molto spesso diventano reading. Sì. Per cui c'è tutta una scuola letteraria, tra l'altro emiliana, larghissima, no? I Paolo Nori, piuttosto che tutta la banda dei Cornia e anche Paolo Colagrande, eccetera, che scrivono già per il reading, no? Sì. Ecco, questo io mi sono sempre chiesto, quando si scrive in quella maniera, sapendo che molto probabilmente verrà teatralizzato il tutto, è una maniera diversa di scrivere, cioè vai a cercare comunque sempre il suono della parola. È una bella domanda, perché ci sto arrivando solo adesso dopo 12 anni, perché quello che diceva Gianni sui racconti sui racconti mi trovo perfettamente d'accordo, sì. È espresso in modo molto bello, cioè questa metafora un po' del pugilato. A me Fernanda Pivano diceva che il romanzo vive di un'idea e poi diventa quell'ossessione che ti accompagna anche per anni, no? Cioè che devi elaborare un romanzo, e quindi è una tecnica diversa, ma una raccolta di racconti vive di altrettante idee, 17 idee, sì. 12, 22, quelle che sono. Ovviamente ci sono due purtroppo. Il purtroppo è che gli editori non credono più di tanto ai racconti, perché c'è anche un limitato appeal commerciale. Purtroppo a me piace tantissimo scrivere racconti, cioè purtroppo in quest'ottica. E molto spesso le canzoni sono un'estensione musicale dei racconti. Quello che tu dici è vero. Io mi sono accorto, assistendo a delle presentazioni, prima tra tutte le mie, quanto a volte mi sentivo il tempo che mi... cioè leggevo un racconto, dicevo no, sono solo a metà, e qua la gente è già distratta, qui la gente, e a volte mi capitava di scrivere di leggere 2 o 3 pagine. Ho capito che bisognava riuscire a raccontare una storia tagliando il testo e riempiendo, diciamo, colmando i silenzi di musica, di una musica ispirata. Allora ho cominciato ad accompagnarmi con un sassofonista, che è un amico carissimo con cui lavoro ancora oggi, Luca Ciceri,
facciamo questo recital, diciamo, di racconti e canzoni a tempo di crisi. In questo momento cavalchiamo questo argomento, e quindi riprendendo molti degli spunti dei racconti pubblicati, ma anche qualcuno inedito, ma come dici tu adesso c'è anche il tentativo di affinare la scrittura in modo da quasi avere dei monologhi più che diciamo una lettura, perché un conto è un testo che va letto e un conto è un testo da ascoltare. E da questo punto di vista mi ha fatto un gran bene partecipare a un concorso qualche anno fa con uno dei miei editori precedenti, che era di Luciana Bianciardi, l'ex Cogita. Questo concorso si chiama, e c'è tuttora, Giallo Milanese, ed è stato, diciamo, ho vinto questo concorso con un raccontino, diciamo, di un serial killer che fa fuori tutti quelli che di cognome si chiamano Rossi a Milano, perché vuole rimanere unico, perché dopo alla fine si scopre che si chiama Mario Rossi e viene condannato dal giudice Giovanni Bianchi, dice però almeno io sono unico, no? Quando questo dice ergastolo. Ma di fatto ho scritto quel racconto proprio tenendo conto che avrei dovuto leggerlo di fronte a delle persone, e che quindi deve essere breve, incisivo e sostanzialmente poco, tra virgolette, letterario, intendendo con questo termine, diciamo, la bellezza del ricamare, del lavorare anche sulla parola è questo, diciamo, tendere un ponte verso verso il futuro lettore, il potenziale lettore, lasciando che poi questa suggestione vada, diciamo, nella solitudine della lettura, venga raccolta in modo diverso dalla sensibilità di ciascun lettore. Diverso è poi invece recitare o in qualche modo leggere in pubblico un testo, perché spesso capita veramente di dire ma no, qui ho sbagliato completamente, sono a metà, la gente è già distratta e devo ancora leggerne una parte, come faccio? Allora una pausa e via con una canzone, magari con una musica, può essere un buon espediente. Ma vuoi che proviamo qualcosa? Perché questa la improvvisiamo, no? Siccome abbiamo uno dei blues e rock man più importanti in Italia, ma non solo, conosciuto anche all'estero, che è Jason Toney. Lui ama, so che ama queste improvvisazioni. Sì. E ti va di leggere qualcosa di tuo? Ti sta maledendo, lo proprio... sai. Io vorrei leggere... No, già è uno che è uno bravo in Io premetto che non è una captazione delle violenze, cioè io adoro il blues, quindi è una... Diciamo che ho voluto fare in un racconto che è più breve degli altri una riflessione sul principio di autorità ed è sulla politica. Oggi si parla di una crisi pazzesca della politica, ma si parla tanto quanto di crisi della politica di primarie. C'è questa fame e questo desiderio di primarie come per ridare uno slancio e un'energia alla partecipazione delle persone. E allora io ho immaginato, mi piace giocare un po' con i numeri oltre che con le parole, una sorta di primarie tra i numeri, e quindi il tono è un po' blueseggiante, un po' scanzonato magari. Io volevo cercarti la pagina, mi sono accorto che mi sono dimenticato gli occhiali, proprio io, ahimè, è il tuo libro almeno È talmente tanto improvvisato che io ho gli occhiali Ma per Jay è improvvisato, poi lui non lo sapeva. Sì, ma poiché si trattava di numeri, l'ordine degli interventi fu stabilito in modo naturale. Iniziò il 9. Tra tutti i numeri fondamentali, ritengo di essere il più importante, e lo dimostra un semplice calcolo. Io sono frutto dell'accoppiamento di due perfezioni. Si levò un brusio matematico. Avete capito bene, continuò il 9. Io nasco dall'accoppiamento di due perfezioni. 3 per 3 fa appunto me, dunque mi candido alla leadership. Ma non diciamo fesserie, replicò l'otto. Vogliamo parlare di segni e di significati? Se mi metto disteso divento il simbolo dell'infinito che ogni cosa racchiude, compresi voi. Sono l'unico numero che si possa leggere in orizzontale. Arrivò il turno del 7 e non la mandò a dire. Beh, se la mettiamo sul piano dei simboli, allora datevi una ripassata alla storia. Io sono considerato un numero magico e spirituale per eccellenza. E quale migliore dote per un leader che l'essere visionario e profetico? In quanti giorni è avvenuta la creazione? Già, e quanti sono i nani di Biancaneve? Interruppe bruscamente il 6, provocando la risata unanime di pari e dispari. Taci tu, ribatte il 7. Sei solo una misera sufficienza. Io sono ovunque, idiota. Del resto mi hai appena citato, eh? Certo, hai detto sei una misera sufficienza. Vedi quanto sono importante? Costui confonde le acque, urlò il 5. Atteniamoci ai numeri senza aggrapparci a questi stupidi giochi di parole. Se pensiamo all'utilità pratica, a quanto incidiamo concretamente nella vita degli uomini, beh, allora al capo sono io. 5 sono le dita della mano, 5 i sensi. Per me invece una 4 stagioni, replicò corrosivo il 6. Ma come ti permetti, reagì il 4. Parla piuttosto delle stagioni vere. Il ciclo vitale, la sinfonia del cambiamento che si ripete, i punti cardinali.
l'est e l'ovest, il nord e il sud, la primavera e l'estate. Di ma che cosa ti sei fumato? Forse è per questo che traballi sempre su quella gamba come una sedia rotta. A parlare era stato il 3, altezzoso nella sua autosufficienza, sicuro di sé. Non aveva avuto bisogno di alzare la voce per imporre attenzione. Il 9 vive di millantato credito, continuò. Per dare senso alla propria imbarazzante esistenza nella retroguardia numerica deve vantare una presunta parentela con me. 3 per 3 fa 9. E allora? Io sono un numero perfetto. Pagine e pagine mettono a tacere tutta la vostra simbologia. No! Intervenne improvvisamente il 2. Un conto è la tradizione che sfocia nella convenzione quando non nel conformismo. Un altro conto è la vita. Ma riflettete. Maschio e femmina, giorno e notte. Io armonizzo gli opposti, assicuro la pace. Senza di me sareste condannati alla sprezzante solitudine e alla guerra. Io rappresento l'unico vero accoppiamento possibile. E vogliamo parlare delle ammucchiate? Osservò sarcastico il 6. Ma questa volta nessuno rise. Nella sala aleggiava ormai lo spirito dell'ultimo intervento previsto. Adesso basta! Io sono il numero 1 e questo tronca ogni discussione, avete capito? Il capo sono io, il numero 1, e se... Ed un tratto la sala fu scossa da un tremito, un cerchio di fuoco avvolse i presenti in una vampata e li fuse in un abbraccio. Poi fu silenzio e restarono solo ceneri, nient'altro che uno 0. Grazie, perfetto. Paolo Pasi, grazie. Paolo Pasi per la prima volta sul palco insieme a Jason Tomy. Cara Marina. Eccoci qua. La seduzione quindi intesa come un inganno, come talvolta lo si deduce da tutto il resto della letteratura, della cinematografia, no? Molto spesso si intende la seduzione come un'arma del demonio, no? Solitamente il sedotto, quando si accorge di essere stato sedotto, si arrabbia con il seduttore. La seduzione quindi che è una cosa completamente diversa dal fascino di una persona. Quindi tu in realtà alla fine dei conti consideri la seduzione qualcosa non di negativo, ma sicuramente di ingannevole. Quindi. Allora, io ho scelto questo titolo perché volevo comunicare quest'idea che appunto la seduzione può essere apparentemente qualcosa che può portare potere alla persona che seduce gli altri, ma che in realtà può invece essere un'arma a doppio taglio, in realtà è un inganno perché la persona che seduce trasmette al sedotto un'idea di sé che non è quella reale, quindi lo seduce con un qualcosa che non è realtà, non è verità. E il sedotto a sua volta, quando si rende conto di questo, reagisce male e ovviamente le cose poi non vanno come il seduttore molto spesso auspica che possano andare. Per cui ecco, in questo è un inganno, nel senso che è un falso potere molto spesso, anzi direi quasi sempre. Io, Marina, starei ore a parlare con te, sì, e a parlare dell'inganno della seduzione, ma il vero inganno di oggi, sì, è stato quello delle previsioni del tempo, che vero, ci avevano assicurato un assoluto clima sereno, con poche nuvole sparse. Siamo quasi arrivati alla fine. Okay. Io direi che in maniera anche piuttosto codarda darei la voce a Francesca Biondi e Jason Tomy, che... Tell the truth now, the answer better be yes.
all possession does it give you satisfaction? Are you hip to what I'm saying? If you are, the less I send, the less it better be. Yeah, yeah. Please me. Touch you, do you quiver from your head down to your liver? If you like it, let me know. Francesca Biondi e Jason Toni, sempre un onore per me dividere il palco con voi, ragazzi, grazie di cuore per essere stati qui con noi. Grazie a Paolo Pasi, grazie. A Gianni Biondillo, a Marina Di Guardo, grazie a tutti voi e a chi ci ha seguito da casa. Noi saremo ancora qui domenica prossima alle 18.20, saremo insieme ad Alberto Patrucco, grazie a Verasani, Bruno, Morchio, suoneranno i RAB 4 puntuali alle 18.20 qui, Gazebo Viale Romagnosi, in caso di maltempo Palazzo Berzeri. Ciao!